Con oltre 2.550 espositori, dei quali oltre 600 nuovi provenienti da 86 paesi, Artigiani in Fiera, la più grande kermesse del settore, è stata inaugurata oggi nei padiglioni di Ro Fiera Milano. Giunta alla sua 27ª edizione, l'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 10 dicembre. Partiamo dal dire che c'è un padiglione in più, siamo 2.550 artigiani di 86 paesi del mondo, più di 600 sono nuovi, quindi una presenza molto significativa. Con una presenza molto ricca di giovani e di donne, questo sta a significare che l'artigianato ha un'evidente prospettiva nel futuro, non solo del nostro paese, ma anche in Europa e nel mondo. L'altra grande novità, potremmo dire, è questa scoperta di 210 artigiani sul biologico, sul vegano, sul gluten free, ma è un'esperienza di artigiani che dice di una dimensione naturale, cioè l'amore alla natura, la passione per la cura della natura, del proprio territorio e di prodotti naturali e buoni è dimensione dell'attività del lavoro artigianale. Quindi è una fiera che potremmo definire l'Expo degli arti e dei mestieri del mondo, che è partita come ci aspettavamo, con un grande successo di pubblico. Ci auguriamo che continui così. Ogni anno riesce a stupire perché la quantità di persone, l'entusiasmo, la quantità di espositori rende questa fiera qualcosa di più di una fiera. È un luogo dove conoscere, incontrare la storia, la cultura, l'artigianato, le abilità del mondo e in modo particolare del nostro paese, in modo particolare della nostra regione, perché non dimentichiamo che noi siamo anche in questo ambito maestri assoluti. Ho visitato lo stand della Lombardia, molto bello, invito tutti ad andarlo a visitare, oltretutto c'è l'opportunità di gustare alcuni prodotti di grande qualità e poi c'è una rappresentazione a 360 gradi della nostra regione, sulla formazione, sul turismo, è molto bello.